Mister Viali, una vittoria importante per il Cesena, a nostro avviso anche meritata, anche se quel gol è arrivato nel finale su un'autorete di Nzita. Sì, chiaro che l'episodio è venuto così nel finale, però è figlio di una prestazione che abbiamo ricercato dal primo minuto, la vittoria, contro una squadra secondo me di una qualità eccelsa, perché secondo me è una qualità, forse la più qualità del girone proprio sotto l'aspetto tecnico. Sapevamo, quindi non volevamo farli palleggiare, abbiamo fatto un pressing ultra offensivo fin dall'inizio, dispendioso, che poi nel secondo tempo un pochino l'abbiamo pagato, e volevamo farli correre. Noi siamo una squadra che ci piace palleggiare, è vero che loro hanno a livello statistico il palleggio, il miglior palleggio del girone, ma noi siamo terzi, quindi siamo poco lontani, e sapevamo che facendoli correre quando avevamo palla noi li mettavamo in una situazione che non amano, che non esalta le loro caratteristiche, quindi l'abbiamo preparata così. I ragazzi sono stati bravi e sono stati premiati da un episodio, ma figlio di una prestazione importante. Viali, possiamo dire che le formazioni abruzzesi portano bene al Cesena? Avevate vinto a Teramo qualche settimana fa, questa sera avete battuto il Pescara, di abruzzesi non ce ne sono più in questo girone. Purtroppo, no, dai, a livello statistico è chiaro, ci fa piacere, devo anche dire che in 13 partite ne abbiamo persa una, quindi ci è capitato spesso, soprattutto in trasferta, di fare molte vittorie. È una squadra che sta andando oltre ogni aspettativa. Siamo l'unica che fa la regola degli under nelle prime 7-8 squadre, però c'è qualcosa, questa squadra c'è qualcosa di speciale nell'anima di come fa le cose, e finora è premiata. Non vogliamo pensare troppo in là, non ce lo possiamo permettere, non siamo costruiti per quello, ci diamo piccoli micro obiettivi, chiaramente oggi pensiamo al Pescara, sappiamo che domenica andiamo a Reggio e siamo a meno 3. Ci andiamo con grande euforia, con grande serenità, ma non voglio che la squadra si sovraccarichi di responsabilità che non deve avere, ma deve solo pensare a continuare a crescere. Per chiudere le chiedo un giudizio sul Pescara, non tanto sulla prova di questa sera, ma sulle difficoltà dall'esterno che secondo lei sta incontrando questa squadra, che alla vigilia molti avrebbero visto oggi al posto della Reggiano o del Modena. Io faccio sempre fatica a parlare degli altri, sono discorsi delicati. Io posso fare un esempio che ho vissuto sulla mia pelle. Io sono andato a Novara dopo la retrocessione in C, avevo tanti giocatori importanti, però le vittorie non arrivavano, tanti pareggi, tante difficoltà, perché questa è una categoria pastosa, io la chiamo, nel senso che finché giocano Cesena-Pescara viene una bella partita e tutti tirano fuori il meglio. Il problema è che devi andare a vincere partite che sono magari lontane dal calcio classico in cui uno magari giocatore di livello è abituato, e quindi bisogna sporcarsi un po' e vivere molto le situazioni anche come anima, perché poi si vivono in Serie C, in qualsiasi partita, in un momento può vincere una squadra, nell'altro momento può vincere l'altra, gli episodi spostano i risultati, quindi per come l'ho vissuta io, una situazione similare alla vostra, è stato quello. Non entro nello specifico del Pescara perché non mi permetto.